Gentili amici di TGplus.it del TG Plus Cultura, ben ritrovati e ben ritrovata alla nostra gradita ospite di oggi, Claudia Marazzato, in arte Agatha Deville, modella, influencer e fotografa. Ciao Claudia, come stai? Bene, grazie Alvise, ben trovato. Allora, senti, entriamo subito in medias res. Tu hai cominciato la tua esperienza nel mondo dell'arte come modella, principalmente come modella per quel grandissimo fotografo che è tuo marito, Alessandro Negrini, in arte Alex Nero, da noi intervistato la scorsa settimana. E poi c'è stata un'evoluzione prima ad influencer, quindi a direttrice, direttore artistico dei vostri shooting e infine anche a fotografa tu stessa. Ci racconti un po' questa evoluzione? Sì, beh, allora non parto dai primordi, cioè da quando avevo la mia prima macchina fotografica, parto appunto, come dici tu, dalla modella per Alessandro, che diciamo attività che mi porta sempre un sacco di soddisfazione, però con gli anni la cosa mi stava un po' stretta, quindi al di là della parte artistica e delle mostre che portiamo avanti come marito, dove io sono soggetto, c'è anche l'analisi della fotografia a 360 gradi. Come hai detto tu, l'influencer, perché comunque è una figura che in questi anni sta prendendo parecchio piede, e la direttrice artistica per gli shooting che mio marito appunto porta avanti e che io anche a cui partecipo attivamente con la macchina fotografica, perché sì, ho iniziato a scattare anch'io. Ecco, quanto valore aggiunto apporta agli shooting che create assieme a tuo marito il fatto che la sua modella, la sua musa ispiratrice, sia riuscita anche a passare dietro all'obiettivo, quindi a scattare altri modelli, a scattare altri modelli, a trovare un altro punto d'osservazione e di creazione per i vostri soggetti e quindi in definitiva per dare per l'appunto valore aggiunto alle vostre mostre. Ma sicuramente è un'evoluzione importante, perché da modella, da semplice modella, non mi ponevo determinate problematiche rispetto a luci, colori, cioè era più una visione passiva. Essendo io diventata attiva nell'ambito fotografico e quindi sapendo quello che la macchina può dare o non può dare, chiaramente nel momento dello shooting noi diamo uno scatto più completo. Spesso Alessandro scatta con una macchina, io scatto con l'altra e procediamo a riprendere la stessa scena, però da prospettive diverse. Quindi riusciamo oggettivamente, nel momento in cui si chiude lo shooting, a prendere il meglio di entrambi. Quindi sicuramente il fatto di essere attiva nell'ambito fotografico, o chiaramente anche nell'ambito dell'art directing, quindi del vestito messo in un modo, del capello nell'altro modo, del trucco, oltre che a darmi più interesse, perché comunque solo il fatto di essere modella era un po' riduttivo, ha migliorato sicuramente la resa degli scatti fotografici. Questo non c'è dubbio. Vogliamo ricordare al nostro pubblico quale sia principalmente la vostra mostra attualmente visitabile? Beh sì, allora attualmente visitabile e che tra po' si concluderà è quella che noi stiamo portando avanti al The Ben del Al Lido di 1900 Venezia. al Lido di Venezia, una kermesse inserita in questa kermesse strepitosa che è la mostra del cinema, è stata veramente la mostra fotografica, la ciliegina sulla torta, come si dice, rispetto a tutte le mostre che abbiamo fatto fino adesso. Quindi attualmente è visitabile quella del Lido di Venezia, al The Ben, e quella allo Jerbas, che tra un po' chiuderà anche quella mostra fotografica di Allo Jerbas di Jesolo, Jesolo, ricordiamo, Jesolo, precisiamo esatto. perché è sempre giusto. Sì. Ecco. Esatto, quindi Ecco che. sono visitabili queste mostre. Chiaramente quella su cui sono entrambi due visioni diverse, una più pop e l'altra più diciamo romantica, però sempre del mondo femminile. Ok, perfetto. Idee, progetti per il futuro, puoi anticiparci qualcosina? C'è qualcosa che bolle in pentola?
Ma allora, stiamo portando avanti un progetto relativo, diciamo, alle bellezze del Veneto, che in parte è già iniziato con la mostra del Deben e vorremmo continuare a sviluppare, non solo con me come modella, ma anche con altre modelle. In più rimane valido l'amore che ho io per il lattice, non ne abbiamo avuto modo di parlare, magari sarà occasione di altre interviste. L'utilizzo dell'abbigliamento in lattice come abbigliamento fashion e quindi insomma sto portando avanti anche questo progetto. Tante cose e siamo sempre aperti a continua novità, ecco, questo sicuramente. Anche perché questa, diciamo, eterogeneità quasi multidisciplinare della tua figura artistica, dà sempre più negli ultimi anni, soprattutto sempre più prestigio al valore, artistico della vostra, opera fotografica come coppia. Eravate nati con un certo tipo di immagine e a livello fotografico, adesso invece. Voglio dire, venite chiamati all'interno di progetti sempre più importanti, sempre più prestigiosi e destinati a un pubblico sempre più variegato rispetto a quello a cui magari vi rivolgevate fino a qualche anno fa. Assolutamente sì, le multivisioni che abbiamo nella fotografia ci portano, diciamo, ad incontrare il consenso in diversi ambiti. Questo è un vantaggio da non sottovalutare, una cosa a cui ci teniamo molto e che vogliamo continuare, insomma, essere aperti a qualsiasi tipo di genere fotografico. Thank you.